Sparatoria in Litorania, è un regolamento di conti. Eboli, Melchionda invita la città alla mobilitazione. Piano squillante, la CISL si mobilita per salvare gli ospedali. Salerno, De Luca inaugura la cittadella giudiziaria. Albanella, furto sui carri di carnevale. Battipaglia, tentato furto, preso il colpevole. Viabilità, via Brodolini resta aperta. Capaccio, il comune agevola la presenza dei pipistrelli. 8 marzo a Battipaglia, giornata di prevenzione. I carabinieri di Salerno hanno chiuso il cerchio attorno al presunto tentativo di rapina avvenuto ieri sulla Litorania di Ponte Cagnano e culminato con l'esplosione di alcuni colpi di pistola alle gambe. Rispetto alla versione fornita dal commerciante ambulante, rimasto ferito all'arteria femorale ed ora in gravi condizioni a Ruggi, non si è trattato di un tentativo di rapina ad opera di extracomunitari, ma di un vero e proprio regolamento di conti maturato nell'ambito delle corse amatoriali dei cavalli. In manette un 68enne già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi. L'uomo originale di Castellammare, residente a Ponte Cagnano, è stato fermato a Pagani e arrestato. Il sindaco Melchionda invita i cittadini della Valle del Sele a scendere in piazza per contestare il piano sanitario proposto dal centrodestra. Chiedo ai sindacati provinciali di mobilitare i medici e gli infermieri dei 4 ospedali della Valle del Sele. Noi faremo lo stesso con i 200.000 cittadini che rischiano di trovarsi senza nemmeno un ospedale. L'annuncio arriva dopo la decisione di Antonio Squillante, direttore generale dell'ASL, di affidare i 4 presidi della Piana del Sele al commissario straordinario Pietro Spinelli. Anche CGL e UIL questa mattina hanno incontrato il direttore sanitario calabrese e il commissario Spinelli per discutere la questione. Dopo la notizia del commissariamento degli ospedali, anche la CISL si schiera contro Squillante. Il timore è la chiusura dei presidi di Rocca d'Aspide e Oliveto Citra e il depotenziamento degli ospedali di Eboli e Battipaglia. Lunedì 10 marzo si terrà un'assemblea generale all'ospedale di Eboli a cui sono invitati tutti, cittadini e addetti ai lavori. Pietro Antonacchio, segretario generale CISL Funzione Pubblica, chiarisce la sua posizione ufficiale. L'obiettivo di Squillante, forse consapevolmente, è quello di lasciare una traccia su un processo di riordino e riorganizzazione del territorio. Inconsapevolmente invece si sta perpetrando un disegno di smantellamento di tutta la rete ospedaliera delle strutture che stanno tra Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Rocca d'Aspide. Il sindaco Melchionda ha fatto un appello a tutte le forze sindacali per combattere insieme contro quello che sta accadendo. Voi sarete con lui? Noi saremo con tutti coloro che in una nuova modalità di affrontare le questioni si siedono e tentano di trovare delle persone che siano condivisi, che siano comunicati alla popolazione, che siano all'interno di un progetto di realizzazione di un nuovo modello della sanità che, come dicevo, non può tenere fuori emergenza e territorio. I primi edifici della cittadella giudiziaria di Salerno entrano definitivamente in funzione. Oggi l'inaugurazione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Perché quelle opere che sono destinate a rimanere negli anni, nel tempo e che caratterizzano l'identità di una città, non c'è solo un problema di funzioni giudiziarie da garantire, non c'è un problema importante, decisivo anche di sottrarre centinaia di persone, magistrati, avvocati, personale amministrativo a condizioni di lavoro davvero indegne, ma c'è qualcosa di più, c'è un'opera che diventa un simbolo della città di Salerno e diventa una delle grandi realizzazioni architettoniche dell'Italia intera e quindi una delle immagini dell'Italia nel mondo. Vedrete quando avremo completato, ma già oggi credo che possiate rendervi conto della bellezza di quest'opera. Abbiamo soltanto eliminato la recinzione del cantiere, perché l'opera prendesse respiro e si presentasse in tutta la sua bellezza, in una solennità moderna che vedrete ancora più esaltata quando di sera questi edifici saranno completamente illuminati. Avete avuto modo di vedere che è un'edilizia giudiziaria completamente innovativa. Non c'è un palazzo di giustizia in Italia dove ci sono dei giardini interni, delle corti urbane, dei porticati che possono essere frequentati dai cittadini normali.
tentativo di furto durante il carnevale di Albanella, 3 extracomunitari assalgono uno dei carri e rubano alcuni materiali elettronici. Scoperti dall'autista del carro allegorico che si trovava dietro, sono stati costretti a darsi alla fuga. Il fatto è accaduto a Matinella nella serata di ieri lungo la strada provinciale 11, mentre i carri realizzati nella frazione di Matinella, Cannibali e Mister DJ, stavano rientrando nel deposito dopo aver sfilato lungo le vie cittadine. I 3 extracomunitari, tra l'altro conosciuti a Matinella, si sono dati alla fuga saltando dal carro in un giardino di un'abitazione privata. Le attrezzature del valore di alcune migliaia di euro sono state recuperate. Nel lancio dal carro non hanno subito danni. La vicenda è stata segnalata alla locale stazione dei carabinieri diretta dal comandante Antonio Mazzei. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia sono intervenuti presso un esercizio commerciale adibito a boutique in pieno centro di Battipaglia, a seguito della richiesta di intervento fatta al 113 da una commessa che ha segnalato un tentativo di furto. La commessa ha spiegato agli agenti che poco dopo l'apertura del negozio un cliente che era entrato nella boutique, dopo aver provato abiti costosi per un valore di 800 euro, aveva tentato di uscire senza pagare. La polizia ha fermato l'uomo, un 45enne di Taranto, con precedenti per furto in negozi e centro commerciali. Gli agenti lo hanno sottoposto al foglio di via obbligatorio per 3 anni, con divieto di ritorno nel comune di Battipaglia. Alta tensione tra gli imprenditori della zona industriale e ditte che dovranno realizzare i lavori previsti dal Più Europa. I proprietari di industrie, centri commerciali ed attività non accettano la chiusura del tratto di via Brodolini, che sostanzialmente creerebbe una cappa di isolamento, con prevedibili ricadute economiche. Ieri mattina, prima a Palazzo di Città con il commissario Ruffo e tecnici comunali, poi in via Brodolini per una ricognizione sul posto. Gli imprenditori hanno fatto sentire la loro voce. Un primo risultato sono riusciti ad ottenerlo. I lavori del Più Europa sono partiti, ma la strada non è stata chiusa. Resterà aperta al traffico almeno fino a quando non sarà creata una reale viabilità alternativa. La giunta comunale di Capaccio, su proposta dell'assessore all'ambiente Eustachio Voza, ha approvato il progetto di sostegno alla diffusione dei pipistrelli sul territorio di Capaccio Pestum. Il progetto si pone l'obiettivo di concorrere al contenimento del proliferare delle zanzare, favorendo la diffusione sul territorio comunale di pipistrelli, che sono i naturali predatori di questi insetti. Ciò avverrà attraverso la diffusione sperimentale di appositi rifugi, cosiddetti bat box, in luoghi pubblici e privati sul territorio comunale. Il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Santa Maria Speranza di Battipaglia l'8 marzo aprirà le porte alle donne dell'ASL di Salerno. Il personale sanitario sarà a disposizione infatti dalle 8 alle 20 e fornirà le prestazioni di visita ed ecografia ginecologica a chiunque ne farà richiesta. Sarà inoltre disponibile all'ascolto di problematiche di disagio psicologico-sociale, un'iniziativa importante per tutte le donne nell'ottica anche di una sana prevenzione. Assicureranno le prestazioni la dottoressa Falivene e i dottori Pisani, Pisapia e Cioffi.